troviamo con Paolo Gurrari, organizzatore del torneo Notte da Leoni, giunto alla terza edizione. Buonasera a tutti voi, siamo qui dal camping La Zavara, stiamo per iniziare il torneo Notte da Leoni, terza edizione. Abbiamo la detentrice del titolo, che gioca questa sera, la Spisal, contro la squadra del Calibe, diciamo la squadra di qui del villaggio del camping La Zavara. Come viene articolato il torneo, come si svolge, quante partite si faranno? Ho raccolto 16 squadre, le abbiamo suddivise in 4 gironi da 4 e passeranno le prime due squadre per ogni girone e poi andremo avanti con un quarti di finale, semifinale e finale. Finale che si svolgerà? Il 27 luglio. Francesco Marra con noi, calciatore, allenatore e questa sera nelle vesti di arbitro per il torneo Notte da Leoni, giunto alla terza edizione. Eh sì, in vesti di arbitro come da 2 anni a questa parte, perché visto che non facciamo fatica a giocare mi volevo divertire, però per le cause fisiche non mi consento di giocare. Diamo una mano a Paolino che ogni anno organizza un grandissimo torneo, credo il migliore della zona, e quindi visto le conoscenze, da come dicevi tu, da calciatore, poi vogliono anche che arbitro io, perché lo sanno che sono una persona seria, quindi che infatti stasera giocavo con mio fratello, quindi sarà pure il primo espulso, quindi sanno della mia capacità anche di arbitrare, di serietà, quindi diamo una mano, ti ripeto, a Paolino. Dunque ti ritroverai nelle vesti di arbitro per tutto il torneo, quasi in tutte le partite, oppure sarai ovviamente accompagnato da qualche altro ragazzo, qualche altra persona nelle vesti di arbitro? Quasi tutte le sere, ti ripeto, perché tanti avevano la voglia che arbitrassi io di quasi tutte le squadre. Però ci saranno gli arbitri proprio ufficiali, che anche Paolino è arbitro, credo il Francesco Scopelliti, Peppone Malaspina e Mimmo Raffa, che sono molto navigati in questo, soprattutto del calcetto. Io a calcetto, ti ripeto, ho giocato ma non ho mai arbitrato, non sono proprio un arbitro. Sì, ci saranno anche altri 4 arbitri e alla fine credo che dai quarti in finale in poi arbitreremo pure a coppia, non tutte le sere, ma no, ogni una sera sì, un'altra no, cerco di do gli impegni anche di lavoro della mattina, cerco di venire a arbitrare. Gentili telespettatori, buonasera, vi parla Antonio Cormaggi direttamente dal campetto La Zavara, dove è iniziato il terzo torneo Notte da Leoni. Si affrontano alla destra dei teleschermi lo Spisal, alla sinistra con casacche arancioni, e il Caribe. Primi minuti di studio, possesso palla a favore dello Spisal, squadra che è costituita da molti giocatori che giocano a calcio a 5 in categorie importanti. Notiamo Rappocciolo, Celestino, l'Abate. Dall'altra parte il Caribe si difende con Casile in porta, Giuseppe Russo, Nunzio Anastasi, Leo Marra e Nicola Russo. No, è passato il primo minuto, ancora il risultato è inchiodato sullo 0-0. Questo torneo è organizzato a... Attenzione, c'è un fallo, Manti. A terra Peppe Russo. Sarà calcio di punizione. Arbitra Francesco Marra, glorioso calciatore di Melito. Sulla palla lo specialista Leo Marra, fratello dell'arbitro, e Nunzio Anastasi. Parte Anastasi, respinge Manti. È un torneo organizzato dal
dirigente Gurnari, inteso Paolino. Palla Rappoccio, attenzione, Nastasi chiude, raddoppio e parte Nicola Russo, calciatore del serato al Bagalati, terza categoria. Leo Marra recupera l'Abate, Rappocciolo, l'Abate, calcio d'angolo. Batte l'Abate ed è un gol. Celestino, miglior giocatore della passata edizione, ha segnato il primo gol di questo torneo al terzo minuto. Spisal 1 e il Caribe 0. Nastasi, Russo, Nastasi recupera l'Abate, Celestino, l'Abate, palla ancora Celestino, Rappocciolo, giocatore dello Spisal, ovviamente padroni tecnicamente della partita, si muovono senza palla, mentre i ragazzi dello Spisal ci mettono il cuore, ma stanno già perdendo per 1-0. Ancora Celestino, salva Russo, girano palla, l'Abate, Celestino, Rappocciolo, prova Casile, manda in angolo, esce Marra, intanto Leo Marra entra Manti, Claudio Manti, classe 91. Ancora Celestino, la palla finisce fuori, primo piano per Nunzio Anastasi. Ricordiamo lo sponsor del torneo è Spisal, sponsor unico di Spinella Antonino. Celestino, mentre calcio d'angolo, Celestino non ci arriva e ora batte Peppe Russo, dà ancora Anastasi, Manti, Anastasi, Nicola Russo, Casile, Peppe Russo. Ricordiamo che siete collegati con lo stadio La Zagara, adiacente il Caribe, per il terzo torneo Notte da Leoni. Le riprese sono curate dal regista Bruno Taverna di Telemelito, redattore, direttore. L'Abate, Rappocciolo, Daniel Rappocciolo, ancora l'Abate, Anastasia recupera, per l'arbitro Marra non è fallo, ci prova l'Abate da lontano, fuori Casile, Russo,
Russo si muove a manti, cerca di trovare spazi. Mentre si è avvicinato alla nostra postazione l'organizzatore del torneo Gurnari, al quale passiamo la linea, gli chiediamo cosa lo spinge a organizzare ogni anno questo torneo che è seguitissimo. Quest'anno vede anche la collaborazione di Telemelito che riprenderà le partite. È un torneo, ricordiamo l'anno scorso la finale tra Betunic e Spisal è stata vista da qualcosa come 500 persone. Ma diciamo che la passione che spinge a volte a fare alcune cose per il paese di noi meritesi, che è stato degradato da tutte e tutti quest'anno. Infatti siamo stati molto svantaggiati anche per la questione paesaggistica della spiaggia, infatti siamo privi di strutture balneari, adesso si inizia a vedere qualcuna e quindi tentiamo di fare qualcosa di positivo per il paese, per intrattenere tutta la popolazione meritese nelle ore serali. Questo nome di questo torneo, Notte da Leoni? Ma diciamo che deriva da una nota passione, perché io sono una persona che ha voglia di rischiare e quindi chi si iscrive al mio torneo deve avere la voglia e il coraggio di un leone. Quante squadre iscritte quest'anno? 16. Quindi invitiamo tutti i telespettatori ogni sera, compresa anche il sabato e la domenica, ci saranno le partite che inizieranno alle ore 21. Ci saranno sempre minimo tre partite a serata, poi il torneo proseguirà con i quarti di finale, semifinali, e il lunedì 27 lunedì 27 ci sarà la finalissima. Ci prova l'abate, non va. Ci vogliamo anche ringraziare la famiglia Polumbo che ha concesso il loro campetto adiacente al Caribe. Prova Peppe Russo, risponde, respinge l'abate Nastasi, la palla va fuori. Siamo al decimo, la Spisal, campione in carica. Conduce con un gol di Celestino. Ricordiamo l'anno scorso Celestino è stato votato come miglior giocatore della finalissima. L'abate, Calafiore, ancora Rappocciolo, la palla finisce in calcio d'angolo. Batte l'abate, Calafiore, sbaglia, riparte subito Nicola Russo, palla a Claudio Manti, temporeggia troppo e la palla viene recuperata dalla difesa dello Spisal. Rappocciolo, Calafiore, Oliveri è l'ex allenatore, giocatore del Futsal Melito, uno dei migliori giocatori del calcio a 5 reggino. Celestino, palla per recupera Casile, stanno difendendo bene gli arancioni dell'El Caribe. Hanno di fronte una delle squadre più forti di questo torneo, non è così Gurnari? Sì, effettivamente sono due squadre molto competitive e si sta vedendo un bel calcio. La squadra
l'avversario non è da meno. Infatti stanno dando molto filo da torcere alla squadra detentrice del torneo. Calafiore, Rappocciolo, grande parata di Carmelo Casile. Ancora Rappocciolo, Oliveri, Celestino, Calafiore, Calafiore ancora e insacca il 2-0. Quando accelera Calafiore sono dolori. Effettivamente ha un doppio passo micidiale, ha perforato il portiere, non ha potuto nulla contro di lui. Un saluto doveroso al professore Domenico Salvatore, che per impegni non è potuto essere presente. Claudio Manti tiene palla, Russo, Nicola Russo, al fratello Nicola Russo, tutti e due giocatori del Bagalati. Prova di punta Nicola Russo, la palla va alta. Calafiore, Oliveri, Rappocciolo, Oliveri, ancora Calafiore. Ricordiamo, i tempi sono di 25 minuti. Siete collegati con El Caribe Stadium. Grande break di Nicola Russo, poi la palla finisce fuori. Calafiore, Martino, Calafiore, parte ancora Calafiore, fallo, fallo su Calafiore, batte Martino, ma Peppe Russo anticipa Oliveri, lascia finire la palla in out. Nastasi, calciatore del Borgo Grecanico, grande palla per Peppe Russo, ma Nunzio Manti, allenatore delle dei giovanissimi della calcistica, quest'anno vincitore del campionato giovanissimi provinciali, fallo di mano di Claudio Manti, punizione a 2 come suggerisce Gurneri. Martino, l'abate, l'abate, calcio d'angolo, ci mette una pezza lì Cordari. Il Caribe devono stare attenti soprattutto Oliveri, Calafiore, Calafiore, un breve linio. Fallo laterale per i bianchi, batte l'abate, ancora Martino, Martino per Oliveri, Oliveri, grande palla di l'abate, Nastasi, ancora Peppe Russo, Licordari, Nastasi, Peppe Russo, Licordari, palla per Manti, anticipato da Calafiore, ancora Oliveri, Oliveri, Martino, Oliveri, Calafiore, l'abate, Martino, e per poco non ci scappa il gol. Oliveri sul secondo palo, la palla è un po' alta. Esce da Oliveri, siamo al 16esimo, quasi 17esimo, ed entra Celestino,
il calciatore più alto in campo. Fallo laterale, si appresta a battere l'abate, passa a Celestino, Celestino a Martino, è chiaro che la Spisa muove la palla in una, ad una velocità impressionante. C'è un fallo di Casile ai danni di Celestino. Mentre si sta radunando una buona cornice di pubblico, questa prima partita del torneo Notte da Leoni, terza edizione, al Caribe Stadium. Sulla palla l'abate e Calafiore. Martino, Calafiore, l'abate, Calafiore, Casile ci mette una pezza. Riparte Anastasi sull'out di sinistra, palla a Manti, pregevole stop, Liguardari forza un po' troppo entra Leo Marra al posto di Manti nella Spisa, è rientrato Rappocciolo, Davide Rappocciolo. Giocatore dello Spisal, sono tutti validi tecnicamente, muovono la palla in modo veloce a pochi tocchi, mentre quelli del Caribe forse fanno qualche tocco in più e questo sta facendo per ora la differenza. Non è così, Gurneri? Sì, diciamo che è una partita molto equilibrata, per ora la differenza l'hanno fatta. C'è un possesso palla impressionante, una differenza di possesso palla tra gli uomini del presidente Spinella, Nino Spinella, e quelli guidati da Nunzio Anastasi. Ma secondo me, a parte il possesso palla che è micidiale, tutto il resto sta andando bene. Celestino apre per Martino, Martino salta un uomo, tiro fuori però. Ricordiamo il risultato, siamo al 20esimo, Spisal 2 e il Caribe 0, marcatori Celestino e Calafiori. Leo Marra porta la palla fuori. Primo piano per l'abate, Martino, Celestino. Ancora Nunzio, Martino, Rappocciolo ci prova, salva Liguardari. Liguardari, Peppe Russo. Fallo su Leo Marra. Anastasi, anticipato Leo Marra da Martino, va Celestino, sbaglia lo stop, ogni tanto ci può stare, e riparte il Caribe con Liguardari che dà Anastasi, ancora Liguardari, Leo Marra anticipato da Nunzio Manti, sempre attento, Martino, dai. Niente, da Pocciolo, prova da lontanissimo Leo Marra, un colpo che l'ha reso leggendario, come direbbe il professore Salvatore. Anastasi, uno contro uno, Anastasi, doppio miracolo di Nunzio Amanti, prima su Anastasi e poi su Peppe Russo.
si fa sotto nel Caribe, Licordari e ancora Anastasi. Manti, scusate, si rifugia in angolo, calcio d'angolo, batte Anastasi, contropiede di Celestino, la batte Casile di piede, anticipato Martino, Peppe Russo, Anastasi, Anastasi, riparte Rapocciolo, Celestino a destra e la batte a sinistra, Licordari salva tutto. Martino, numeri di Rapoccio dell'Alta Scuola, Celestino di punta e porta a tre, porta a tre le reti per lo Spisal. Spisal 3 e il Caribe 0. Russo, Marra, Russo, Licordari. Ci stanno mettendo il cuore, ragazzi, del Caribe. Ma il miglior stare in campo, forse dello Spisal, sta facendo la differenza. Non è così, Paolo Gurneri? Sì, sono messi bene in campo, giocano la palla, la girano, fraseggiano. Il Caribe è un po' spento. Se Leo Marra con la bola davanti, però eccolo, eccolo che si muove. Russo, Marra. E che gol che si è mangiato Leo Marra. Dopo un grande intervento di Anastasi, non di Anastasi, di Manti, non è riuscito a fare il tap-in vincente Leo Marra, un calciatore che ha giocato in grandi palcoscenici, lo ricordiamo, Milazzo, Messina, insomma, per poco non diventava un altro, uno di quegli altri calciatori militesi che hanno giocato tra i professionisti. È un grande calciatore. Nicola Russo, Licordari, Nicola Russo, ancora Licordari, Peppe Russo, Licordari, Manti sempre attento. Finisce il primo tempo, primo tempo Spisal 3 e il Caribe 0. Siamo con Celestino alla fine del primo tempo, un calciatore che secondo me ha fatto le differenze, infatti i due gol sul tre portano la sua firma. Come secondo lei nel primo tempo cosa è mancata agli avversari e cosa invece ha fatto la differenza da parte vostra? Secondo me agli avversari è mancata solo un po' di grinta in più, poi il campo è questo, se non corri non puoi, arrivi sempre secondo sul pallone, e quindi il secondo tempo se non cambiano il ritmo è inutile, cioè è difficile, si mette difficile la partita. Ricordiamo Celestino l'anno scorso miglior giocatore della finale, è il secondo anno che tu vieni a giocare in questo torneo. Come hai visto l'organizzazione e tutto il resto? No, c'è una grande amicizia da me e Federico, quindi ogni volta mi chiamo a questo torneo, anche soprattutto per il livello del torneo, abbastanza alto, e quindi mi fa piacere venire ogni volta qui a Melito a giocare, mi diverto. Ringraziamo Celestino e ci vediamo per il secondo tempo. Grazie. Gentili telespettatori, bentornati. È il secondo tempo di Spisal del Caribe, prima partita del torneo Notte da Leoni 3. Siete collegati con il Caribe Stadium.
lo Spisal in maglia bianca alla sinistra dei vostri teleschermi, scende in campo con Nunzio Manti, Oliveri, Celestino, Rappocciolo, Calafiore. Il Caribe risponde con Casile in porta, Nastasi, Francesco Russo, Claudio Manti e Salvatore Licordari. Arbitra il signor Francesco Marra della sezione di Melito Porto Salvo. Calafiore, Oliveri, Celestino. Calafiore, e questo è un gol spettacolare. Rivediamo questo gol, che è un gol del fortissimo calciatore Calafiore, un calciatore che ha giocato nelle categorie più alte del calcio a 5. Questo potrebbe essere il gol, già il gol più bello del torneo, secondo me. Sarà la giuria capitanata da Paolino Gurner a decidere poi in modo insindacabile il gol più bello del torneo. Sono passati 1 minuto e 35 secondi nel secondo tempo di questa partita e il risultato a questo punto è Spisal 4 e il Caribe 0. Marcatori: Celestino, Calafiore, Celestino, Calafiore. Oliveri, ancora Celestino. Oliveri, Rappocciolo. Quest'anno Rappocciolo ha vinto la Coppa Italia di futsal calcio a 5. Ancora Calafiore, che dà del tuo al pallone. Celestino, Oliveri, Rappocciolo, Calafiore, Celestino. Calafiore, Olivieri, ancora Celestino, Rappocciolo, Celestino, Rappocciolo, Oliveri. Ci stava il tiro, la palla finisce fuori alla destra di Casile, che si impegna a riprendere il gioco in modo veloce. Palla Anastasi, Nicola Russo, centrocampista del Bagaladi, scambia ancora con Nicola Russo. Licordari, palla per Nicola Russo, non ci arriva. E riparte lo Spisal. È una partita monotematica. Il Caribe cerca di ripartire in contropiede, ma possesso palla appannaggio dello Spisal. Celestino, Oliveri, Celestino, tunnel all'anno di Nicola Russo. Ancora Oliveri sul secondo palo, voleva calciarla forte e bassa, la palla si è alzata e finisce il fallo laterale. Licordari, Claudio Manti, Nicola Russo dovrebbe dargliela, Nicola Russo, e ancora Manti, ancora Manti si rifugia in angolo. Ci arrivano poco i ragazzi del Caribe, ma quando ci arrivano c'è sempre Manti che risponde in maniera egregia. Riparti Celestino, Calafiore, Calafiore ancora, fallo laterale, ancora batte Oliveri, scambia con Celestino che dà Calafiore, il numero di Calafiore, Rappocciolo, non si comprende con Calafiore, la palla finisce in fallo laterale. Nastasi, Russo, sbaglia Russo, hanno un po' di sudditanza davanti a Manti, non ha tirato, ha cercato di ritornarla a Nastasi, ma la palla poi l'ha ciccata completamente. Calafiore,
Rappocciolo Celestino Calafiore. Olivieri Calafiore, Olivieri becca Calafiore da solo, ma è un grande Casile, sradica letteralmente dai piedi di Calafiore il pallone e riparte Anastasi. Manti, grande Manti, tiro, peccato, avrebbe dovuto incrociare ma ha pensato più a calciare forte, la palla è finita fuori. L'Abate. L'Abate è il figlio del leggendario L'Abate, giocatore anche della Nuova Melito, ex presidente della CA di Reggio. Celestino Casile. Olivieri recupera. Peppe Russo. Nicola Russo, Anastasi, incespica con Calafiore che gli ruba la palla, ma calcio d'angolo, aveva combinato la frittata Anastasi. Olivieri, L'Abate, Celestino, Calafiore. Ancora Olivieri, recupera Manti, Anastasi, si muove Manti. Peppe Russo, peccato, peccato, questa volta il Caribe è andata vicinissima al gol della bandiera. C'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Le riprese sono curate da Bruno Taverna. Telecronaca affidata a Antonio Cormaggi. Seconda voce Paolo Gurnari, organizzatore del torneo. Celestino questa volta. Becca l'incrocio e siamo a 5. Tripletta di Celestino e doppietta di Calafiore. La prima partita del torneo, Notte dei Leoni 3, sta prendendo una piega irreversibile. L'Abate, Martino. L'Abate, ancora Calafiore, ruba palla Peppe Russo di destro, ma ancora Manti. Ancora Manti, respinge. Peppe Russo, giocatore mancino, purtroppo ha avuto la palla del gol sul piede sbagliato. Recupera palla Nicola Russo, a destra Claudio Manti. Celestino, Calafiore, L'Abate di tacco e Anastasi respinge. Si è radunato un bel po' di pubblico, Paolo Gurneri. Sì, è un notevole pubblico per essere una serata tranquilla nel nostro rione al merito Porto Salvo. Adesso del Caribe, della bandiera, ma avanti sbetta tutto. L'Abate Martino, ancora L'Abate,
di tacco per Celestino. Celestino, Martino, Celestino l'abbate. Casile anticipa il lungo giocatore dello Spisal e riparte Anastasi. Nicola Russo non supera il muro di Celestino. Giuseppe Russo a Nicola Russo che sbaglia, l'abbate, mentre si è fatto male Nicola Russo, ha preso un colpo, si scalda il massaggiatore ufficiale del torneo Nuccio Suragi. Cavallerescamente Rappocciolo si è fermato davanti al portiere. Celestino, Martino, ancora Celestino, Ligordari, Peppe Russo ci sta mettendo tutto quello che può. Palla fuori Arancione, Ligordari. Non si capisce con Nicola Russo e recupera ancora l'abbate. Siamo al 13° del secondo tempo, il risultato è Spisal 5 del Caribe 0. Marcatori Celestino, tripletta di Celestino e doppietta di Calafiore. Nicola Russo, Nicola Russo, Peppe Russo, ancora Nicola, di punta, per poco, la palla finisce fuori e sarà calcio d'angolo per il Caribe. Peppe Russo si porta la palla sul destro, nel suo piede, ancora Nicola Russo, apre per Ligordari, Ligordari, calciatore Nunzio ci prova da lontano, ma Mante è sempre attento. Salvatore Ligordari, giocatore che ha fatto parte pure della Villese del record, è stato acquistato giovanissimo dalla Vibonese. Ancora Ligordari, prova da lontano, la palla finisce fuori, non riescono per niente a concretizzare i ragazzi del Caribe. Mentre sembra che sappiano sempre cosa fare i ragazzi dello Spisal. Ligordari, Russo, Celestino, apre per l'abbate, ancora Martino, Rappocciolo, la formazione dello Spisal, esce Casile, risponde Manti che anticipa il Russo, Nicola Russo si era liberato per un attimo, non ha calciato, però perde palla. Anastasi contro l'abbate e recupera, recupera Annunzio Anastasi, apre per Peppe Russo, i ragazzi del Caribe per l'impegno che stanno
Esce Casile e anticipa tutti. Per l'impegno, dicevo, che stanno mettendo sul campo, meriterebbero almeno il gol della bandiera. Non è così, Paolo Curneri, organizzatore del terzo torneo Notte da Leoni? Almeno un gol lo meriterebbero, perché stanno mettendo la grinta in campo, anche se lo Spisal li sta devastando a livello di possesso palle e di gioco. Traversa il Rappocciolo, che ancora non ha timbrato il cartellino. È un po' il duello tra Davide e Golia. Sì, diciamo che è molto simile, però c'è una sottile e netta differenza tra le due squadre. Martino, l'abate, Rappocciolo, Celestino, l'abate. Monotematica questa fase della gara, ma come è stato anche tutto il resto, forse. Possesso di palla e verticalizzazioni improvvise, e Rappocciolo firma il cartel, firma il tabellino. Mancava il gol di uno degli attaccanti più prolifici del futsal italiano. Siamo 6-0. A questo punto Del Caribe gioca per il gol della bandiera. Siamo al 17esimo. Lo Spisal sta battendo Del Caribe nel primo match del terzo torneo Notte da Leoni all'El Caribe Stadium. Ci prova ancora Anastasi. C'è anticipo di Oliveri appena entrato. Oliveri, una leggenda del futsal reggino. Ancora Oliveri, Calafiore, Oliveri, Rappocciolo, si gira e c'è una deviazione, finisce il calcio d'angolo questo pallone. Saranno una quindicina i calci d'angolo battuti dallo Spisal. Recupera ancora Peppe Russo e Calafiore capisce tutto e anticipa Nicola Russo, che era davanti al portiere. Riparte Rappocciolo, prende campo, carica il tiro, passa Olivieri, ancora Rappocciolo, Oliveri, Martino, Calafiore, di tacco per Rappocciolo, ancora a Oliveri, ancora di tacco Calafiore, apertura per Oliveri, non riesce a beccare Rappocciolo, la palla finisce in out. Ricordare ancora per Peppe Russo calcia, rimane da portiere di calcetto all'impiedi fino all'ultimo secondo Nunzio Manti, e infatti si chiude. Traversa di Oliveira a porta vuota, riparte Nunzio, Nastasi ancora, grande palla per Nicola Russo. Non riescono a perforare
il portiere dello Sfisal, i ragazzi del Caribe. Riparte ancora il Rappocciolo, ancora Oliveri, grande tiro, e qua ci vuole, si scatafascia in orizzontale Casile, ancora Calafiore di tacco, fallo laterale per lo Spisal. La partita si sta portando alla fine, ma occasione per Claudio Manti, il tiro finisce fuori. Claudio Manti stava per beffare il cugino Nunzio Manti. La palla finisce fuori, riparte ancora Calafiore. Attentissimo l'arbitro Marra, ha sbagliato poco o nulla. Ancora Calafiore, cerca di bucare, ma riparte Beppe Russo, se ne va Claudio Manti, si apre Nicola Russo, ancora Beppe Russo, Beppe Russo di destro, in sacca Beppe Russo, col piede sbagliato, e finalmente c'è il gol della bandiera del ragazzo del Caribe. Ha segnato Giuseppe Russo, capitano del Bacalati. A cambio il risultato. Spisal 6 e il Caribe 1. Rappocciolo. Calafiore. Martino di punta, Casile respinge. Olivieri, Calafiore, Martino, Olivieri, grande giocata di Olivieri, e sono 7, ha segnato Martino. Set a 1. Ricordiamo che anche domani sera ci saranno altre due partite, mentre a seguire ci sarà una partita car e kick-off contro Panificio Romeo, dove forse vedremo Paolo Gurneri nelle vesti di arbitro. Sì, è proprio così, sarò io il direttore di gara di questa partita. Quindi non perdetevi l'esordio come anche come arbitro di Paolo Gurneri, organizzatore del terzo torneo Notte da Leoni, che si disputa al Caribe Stadium. Ancora Nunzio Manti, toglie le castagne dal fuoco. Ora il Rappocciolo a ripartire, c'è un fallo di Licordari. Il secondo fallo. Ricordiamo il regolamento. Al quinto fallo si procede con un tiro libero. Al sesto fallo. Ma questa sicuramente non arriveranno a fare nessun tiro libero. È stata una partita davvero giocata bene da entrambe le squadre, con pochi falli. È chiaro che lo Spisal è stato superiore, e finisce proprio in questo momento la prima partita del torneo. Finisce 7 a 1.
lo Spisal, una delle più serie candidate alla vittoria finale, esordisce col botto battendo 7-1 il Caribe. Mentre andiamo a cercare l'arbitro Marra, che ci dirà come li ha visti lui dal campo. Allora, vabbè, la Spisa si sapeva già che sicuramente pure quest'anno credo che sia la favorita di questo torneo, perché in più la squadra dell'anno scorso ha messo Calafiore, quindi già si è visto questa sera che per batterli dovranno sudare altre squadre. Non so i componenti delle altre squadre, però loro un po' sono avvantaggiati perché questo è vero e proprio calcetto, quindi le altre squadre sono quasi tutti giocatori di calcio, quindi sarà difficile battere quest'anno. L'anno scorso abbiamo visto che hanno vinto la finale con facilmente, quest'anno non è più Calafiore, quindi per battere mi sa che è davvero difficile, però poi nel campo tutto può succedere, chi corre di più a questo gioco credo che alla fine riuscirà a vincere. Tengo tra le mani il premio per il miglior giocatore della partita. Ogni partita l'organizzazione ha pensato di dare un migliore in campo. Questa sera per la prima partita il migliore in campo è stato Nunzio Mante, autore di parate splendide. Sinceramente non me l'aspettavo di ricevere il migliore in campo, perché secondo me il migliore della partita è stato il mio compagno Egelestini, però lo ricevo molto volentieri e sono felice di aver contribuito in maniera positiva alla vittoria della squadra. Ricordiamo Nunzio Mante, quest'anno vincitore come allenatore, continua a prendere premi, oggi l'ha preso come portiere. Sì, è stato un anno positivo sia dal punto di vista per quanto riguarda l'allenatore, perché il mio primo anno di esperienza sono riuscito a vincere il campionato provinciale e anche la Supercoppa con la categoria dei giovanissimi, e ora purtroppo col calcio a 5 non è andato molto bene perché siamo retrocessi, però è stata una stagione un pochino difficile per quanto riguarda a livello societario anche, però speriamo di ripartire un altro anno, anche se soprattutto da Melito, con un campo e con una squadra per giocare nel nostro paese invece di spostarci a Reggio. Certo, è una situazione complicata andare a giocare tutte le partite in casa, sempre fuori e con poco pubblico, perché ovviamente non tutti hanno la possibilità di andare a seguire. Ricordiamo che quando si giocava a Melito nelle categorie più basse, il campetto adiacente al liceo classico era sempre stracolmo, quindi il problema è, ora speriamo che questa nuova amministrazione si possa risolvere oppure trovare una soluzione per poter avvicinare i ragazzi della futsal che stanno giocando nella categoria più importante e non hanno la possibilità di giocare una partita in casa. Sì, sono 4 anni ormai che facciamo sacrifici giocando a Reggio in un campo non nostro con poca gente. La nostra forza era il pubblico qua a Melito. Io mi ricordo che i primi anni di C1 il campo del liceo classico di Melito era stracolmo di gente che ci incitava e ci spingeva alle vittorie e alle conquiste dei campionati, quindi è difficile, la situazione è molto difficile, per non dire tragica, però noi ci speriamo comunque di ritornare a Melito. Ora pensiamo al presente e votiamo e premiamo, anzi, Nunzio Mante come miglior giocatore del torneo. Grazie. Della partita, non del torneo. Buonasera a tutti. Scusate, qualche papera, sono all'esordio assoluto, quindi. E un ringraziamento va a Telemelito e al regista Bruno Taverna.